Ragazzi, benvenuti in questo nuovo studio vlog. Sono contentissima perché appunto mi è arrivato un pacco e vi devo fare vedere questi materiali creativi. Sono diversi dal solito e mi ispirano tanto. Vorrei fare qualcosa di molto particolare. Vediamo cosa riuscirò a fare. Comunque ora ve li faccio vedere. Ho appena finito di parlare con un impiegato di un'azienda che mi ha lasciato un po' perplessa, infatti non penso proprio che collaborerò. Sono stata io a chiamarli assolutamente, anche perché non è sempre che mi chiamano loro, ci sono volte che magari sono attratta da dei materiali particolari e mi propongo per collaborare. Mi ha fatto storcere il naso un po' dall'inizio è che hanno voluto il numero WhatsApp, quindi mi hanno voluto contattare su WhatsApp. Solitamente non è così, le aziende quelle serie vogliono collaborare, hanno realmente intenzione di collaborare, rispondono per email e fanno tutto per email. Poi, altra cosa che mi ha fatto dubitare è che solitamente le aziende che ti contattano per collaborare o comunque accettano la tua collaborazione ti danno delle direttive ben precise o dei punti che loro ritengono importanti che tu faccia e non si può fare altro. Un'alternativa, ecco, vogliono quelle cose, per esempio, vogliamo 3 video assolutamente entro un mese. E quelli sono, oppure vogliamo che il nostro logo appaia nel tuo video, metti il link in descrizione, oppure varie direttive ben precise, oppure ci sono quelle aziende che fanno fare a te, soprattutto se ti conoscono, se hanno già collaborato, spesso fanno così, vanno a fiducia e ti fanno fare tutto appunto per come tu credi e per come tu solitamente lavori. E si fidano ciecamente. Ovviamente per le aziende nuove non è così perché comunque non ti conoscono. Invece in questo caso erano molto confusi. Prima mi chiedono cosa volessi fare, quale fosse la mia idea, esprimo la mia idea e non va bene. Poi la conversazione viene lasciata in asso. Mi ricontattano dopo circa un mese per dirmi: allora, ok, facciamo la collaborazione. Va bene, lascio passare anche questo, anche se non è per niente serio da parte di un'azienda. Va bene, comunque. E poi ci sono altri problemi. No, noi vorremmo che facessi tutto su Instagram. Va bene, tutto su Instagram. Sì, però noi avremmo bisogno di 2 video a settimana per 8 settimane. Va bene anche questo. Poi loro stessi ci ripensano. Poi giustamente rispondo che non ho tempo da perdere, quindi che mi diano delle direttive ben precise, io le seguo, sempre se sono disposta, se mi vanno bene. Quindi vorrei delle direttive ben precise e dettagliate, così da intraprendere questa benedetta collaborazione. Un ripensamento evidente della serie: se sei così impegnata, allora facciamo più in là. Non è la prima volta che mi capita una situazione del genere, di essere contattata da gente o confusa o incompetente o non lo so. La cosa sbagliata è la visione che hanno delle persone appunto che fanno questo lavoro, che recensiscono, che comunque io non faccio questo lavoro, però diciamo che completo il mio lavoro anche facendo questo. E purtroppo non hanno capito che questo è un lavoro, quello di chi recensisce, anche perché loro ne giovano, perché il loro prodotto viene sponsorizzato gratuitamente pagando solamente la spedizione di un loro prodotto. Quindi praticamente mi stanno pagando centesimi, ecco, per fare una sponsorizzazione, per far vedere il loro prodotto a più gente. Quindi diciamo che è un vero e proprio lavoro, ma questo ancora alcuni non vogliono comprenderlo, perché comunque è un lavoro nuovo. Un lavoro della nuova generazione, perché non è nuovo, già da parecchi anni esiste questa tipologia di lavoro, appunto, che è nata insieme ai social, insieme a
diciamo, la nuova generazione, siamo nel nuovo millennio, ancora alcuni non lo vogliono capire. Eccomi qua al lavoro, ragazzi, io praticamente ho staccato ieri sera e sto ricominciando adesso. Questo è il risultato, sto realizzando il segno dell'acquario, è il terzo segno di questa nuova collezione. E a molti è piaciuto il piedino, ragazzi, sì, perché mi sto impegnando anche a fare le estremità del corpo in modo decente, quindi realizzare i piedi e le mani, diciamo, in modo decente, ecco, che si veda che sia un piede e non la parte mozzata del corpo, ecco. Poi per il resto sto cercando appunto di migliorare ogni cosa, mi sono fatta anche il mio bozzetto, quindi prima ho realizzato il progetto e poi appunto sto cercando di fare del mio meglio anche con le paste polimeriche. Quindi questo è il mio lavoro per il momento, appunto avevo iniziato, adesso è una commissione perché... è stata già acquistata e devo appunto realizzare la base, quindi questa non è più disponibile. Allora, ragazzi, sono a questo punto, ho finito praticamente tutto questo ordine che mi è stato fatto già da un pezzo. Ho realizzato questo qui per ultimo, dovrebbe essere un segnalibro, è molto carino, non so se lo vedete, comunque non ho il tempo di farvi vedere tutto, devo impacchettare e spedire. Ho avuto un problemino con l'asta che mi permette appunto di tenere il cellulare dritto sul piano di lavoro, quindi non riesco a fare delle riprese decenti mentre lavoro, quindi tutorial per ora niente. L'ho ordinato e lo aspetto, quindi per ora purtroppo questo problema. E poi sto facendo le foto di questi stampi che dovevo già vendere da un pezzo, ma non ho avuto il tempo, quindi sono un po' al lavoro. Ragazzi, sono a questo punto, sto realizzando questa creazione dedicata al segno della Vergine, alla Zodilla Vergine, e questo è il risultato per ora cotto. Vi dirò la verità, ho totalmente dimenticato le ali, quindi dovrò farle le ali a parte e vediamo un po' come mi verrà, magari mi vengono meglio che con la creazione cruda. E poi volevo farvi vedere che ho raccolto questi fiorellini e li sto facendo seccare, al contrario sono... ora vi faccio vedere, ok, li sto facendo seccare e vedremo un po' cosa riuscirò a fare. Volevo fare qualcosa di cartaceo, però non lo so cosa riuscirò a fare, ecco, vedremo. Ci sono anche questi qua, però sono ancora, non sono secchi, quindi ho paura di... ok, questi sono gli altri. E poi anche queste foglioline che mi piacevano molto, vediamo un po' quando seccheranno totalmente, perché sinceramente ancora non vogliono seccare, le lascio ancora qui. E niente, quindi adesso mi dedicherò a finire questa creazione, perché appunto voglio assolutamente fare le altre. Qui c'è la sua anima gemella, che sarebbe una piuma, e poi appunto vedrete il risultato finale, così non si capisce niente.
Allora ragazzi, ho provato i prodottini, questo qui mi piace, anche se devo dire che ha diversi, non lo so, diversi problemini, si vede che non è diciamo eccellente, devo vedere semplicemente la durata, quanto mi durerà. Ho utilizzato questa qui, ovviamente ho cercato di opacizzare l'unghio sotto, e poi ho utilizzato prima di questo ho provato questo qui. Non è cosa mia, è super duro, pastosissimo, non so, si appiccica ovunque, non è per niente cosa mia, non riesco assolutamente. E niente ragazzi, quindi questo è tutto, io direi che il video finisce qua. Queste sono le unghie ancora ora, devo dire che non sono male ancora, non sono male, mi piace molto questo colore, è proprio tenue, non lo so, ti fa vedere comunque sei curata, però nello stesso tempo non è troppo appariscente, mi piace molto. La finestra si è chiusa, ma è la mia bambina che l'ha chiusa, non vi preoccupate, non ci sono spiriti. Vi mando un grandissimo bacione e noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao!